Il candidato del partito di maggioranza, Lenin Moreno, è in netto vantaggio alle elezioni presidenziali che si sono svolte domenica in Ecuador. Con la quasi totalità delle schede scrutinate, Moreno conduce con circa il 39% delle preferenze. L'ex banchiere e candidato conservatore Guillermo Nasso è fermo al 28,8%. Per vincere le elezioni senza dover affrontare un ballottaggio, Moreno avrebbe dovuto ottenere almeno il 40% ed avere un vantaggio di 10 punti percentuali sull'avversario. Mentre quella che si prospetta sembra dunque essere una seconda tornata elettorale che si svolgerà il prossimo 2 di aprile, Moreno, delfino del presidente uscente Rafael Correa, ha dichiarato la propria soddisfazione di fronte ad un risultato evidentemente incoraggiante. Dal canto suo lo sfidante Guillermo Lasso ha lanciato un appello a tutti i leader d'opposizione ed ha convocato un'assise per la governabilità del paese.